Buongiorno ragazzi, allora sapete il perché di tutta questa confusione? Praticamente per cercare questi cuscini rossi a forma di cuore che sono di Blanc Marie Claude, ho smantellato una casa, un armadio, però finalmente li ho trovati. Ok, oh, così se non li metto ora per San Valentino quando li devo mettere sti cuscini. E quindi, e questo è quanto. Allora, stamattina mio marito ha esordito dicendomi, girati, ha esordito dicendomi che mi stava portando la colazione a letto con i cuoricini. Chiedendogli che cuoricini fossero, mi ha detto che erano cuoricini di cartone che lui Cartone doveva ritagliare, colorato. cartone colorato. Poi mi ha detto che ha prenotato un ristorante a lume di candela, però mi ha detto per pranzo. Allora È una camera chiusa. io gli ho detto che a pranzo le candele non si utilizzano e lui mi ha detto che il ristorante lo chiudono al Al buio. buio. Quindi praticamente mio marito è un, ve lo dico io, un paraculo. È un paraculo nel senso che È gira il un discorso. soggetto innamorato. Gira e rigira, gira e rigira, si fa ragione praticamente. Comunque, allora bando agli scherzi. Allora, forse oggi mi mette questi lumetti dove sono? Eccoli qua. Forse oggi finalmente mi mette questi lumetti dell'arte di Nacchi che vanno qua, guardate che carino. Praticamente vediamo, ora sta scendendo per andare a comprare un po' di materiale elettrico che ci vuole per appendere questi lumetti. Allora, quindi ora non mi rimane che rimettere tutte queste cose qui dentro l'armadio dove erano messe e sistemare questi cuscini di Blanc Marie Claude. Adesso vediamo se li devo mettere sul letto, se li devo mettere nel salone, sui divani. Vediamo. Ragazze, per la serie non si finisce mai di sistemare. Allora, vi dico qual è il progetto di oggi. A parte mettere i lumetti, devo eliminare questa scarpiera. Guardate che bella, questa è una scarpiera con le ante tutte a specchio ed era di mia madre. Però questa sistemazione non mi piace. Praticamente è messa in quell'insenatura, ve la faccio vedere meglio da qui. È messa nell'insenatura che c'è tra l'armadio e il muro e non è una soluzione che mi piace molto perché è antiestetica e poi tra l'altro è pure scomoda perché non posso aprire bene le ante. Fatemi riprendere fiato perché ho tirato fuori delle scarpe e mi sono abbassata. Allora, queste sono scarpe che erano nella scarpiera e che sto cercando di sistemare nello sgabuzzino. Però, voi sapete, io sono un po' quella dei ricordi. Le cose mi fanno pensare, ve le voglio raccontare. Allora, ragazze, sia queste scarpe nere con questi brillantini che queste scarpe ormai vecchissime che hanno fatto la guerra, argentate, hanno una storia. Che storia hanno? Allora, queste scarpe argentate, così le ho comprate da Gaia a Palermo, non so se c'è, se è un brand nazionale. Comunque le ho comprate da Gaia ormai quanto? Qualche 5 anni fa le ho prese con gli sconti, però nonostante ci fossero gli sconti, mi pare che costavano una bella cifra, tipo 40 euro con gli sconti. Però li ho spesi senza pensarci, vi spiego perché. Perché dovevo andare a Roma, dovevo andare a Roma, erano tanti anni che volevo rivedere Roma e quindi volevo un paio di scarpe comode per poter camminare e godermi appunto le passeggiate a Roma. Appena ho provato queste scarpe, me ne sono innamorata perché sono di una comodità che non vi dico. Con queste scarpe argentate
Ho fatto a Roma chilometri, chilometri e chilometri e pensate che io non sono una che cammina tanto, ma con queste scarpe ho fatto chilometri e chilometri. Quindi queste scarpe argentate che sono vecchie perché poi queste scarpe le ho utilizzate per lavorare e quando mi capitavano appunto le sfilate per stare dietro le quinte sono comodissime. Queste scarpe invece, queste nere aperte con gli strass, allora queste le ho comprate, mi pare, in un negozio che si chiama o Scarpe Scarpe o Scarpissima, non mi ricordo. E anche queste con gli sconti, però sono state carucce. Queste scarpe sono pure di una comodità estrema, sono estivissime naturalmente, come vedete magari cambio inquadratura, ragazze. E queste scarpe invece mi ricordano un'isola che io amo da morire, in cui sono andata per la prima volta pure 4 anni fa, che è Capri, ragazze. Io Capri, niente, non so chi di voi la conosce, se non la conoscete, cercate di andarci quando potete perché è un'isola da sogno. E con queste scarpe io ho girato tutta Capri a piedi. Arrivato a un certo punto ho incontrato Carlo Rossella. E non so se conoscete Carlo Rossella, è un giornalista, uno scrittore, è quello che ha scritto pure il soggetto per lo sceneggiato che hanno fatto in televisione, appunto che si intitolava Capri, non so se vi ricordate, quel bellissimo romanzo con Gabriella Pession che si svolgeva appunto a Capri dove c'era un ristorante. Che adesso non ricordo come si chiama, con quelle bellissime immagini. Comunque, ho incontrato questa persona, mi sono fatta anche la foto e quindi stamattina, sistemando queste scarpe, mi sono venute in mente questi viaggi, questi luoghi da sogno, ragazzi, Capri. Quando sono andata a Capri, poi ho fatto pure Positano e Amalfi. Niente, ragazze, io conservo ricordi di questi posti veramente, no, sono troppo belli, ragazze. Se no, vi ripeto, se non li conoscete questi posti, cercate di andarci, approfittate di un regalo, di una data da ricordare, un anniversario, perché sono posti incantevoli. Ok, ragazze, quindi dopo avere preso queste scarpe, essermi ricordata di questi viaggi, adesso torniamo alla realtà. La realtà dice che ancora non ho fatto niente praticamente, perché non ho fatto altro che cercare questi cuscini, anzi ve li faccio vedere perché già li ho sistemati sui divani, ve li faccio vedere, anzi ora faccio una fotografia e la metto su Instagram e auguro buon San Valentino un po' a tutti. Ecco, questi sono i divani che mi hanno fatto smontare gli armadi per trovarli. Sono questi cuscini a cuore. Anche questi sono di Blanc Marie Claude, del mio marchio preferito. Un attimo che ve lo faccio vedere, altrimenti magari non ci credete. Ecco qua. Blanc Marie Claude. E ne ho comprati due, guardate che sono carini, ma già ce li ho da un bel po' di anni. Allora ragazze, quindi praticamente forse stasera mia figlia cena a casa mia, io ho tante sfoglie nel frigorifero e farò qualche sfoglia salata, qualche sfoglia dolce e la vorrei fare a forma di cuore. Poi ho questi piatti che sono preparati già da un bel po' di giorno, sono a cuore, magari ci farò qualche antipastino e poi qualche bella candela accesa. Quindi oggi l'obiettivo è questo, quindi preparare un po' casa per San Valentino. Raga, sono stanca, ormai la vecchiaia si fa sentire e mi stanco. Allora, bagno fatto, passare mocio, però vi volevo fare vedere il lavoro che ha fatto il mio maritino. Guardate che dolcezza. Mi ha messo i lumetti, ma quanto belli sono.
Guardate, qua c'è il fiocco, come vedete il fiocco ha gli stessi colori della carta da parati, un po' si confonde, ma guardate che bellino. Però mio marito fa le cose a poco, perché chi va piano va sano e va lontano. Allora, intanto li ha appesi, per ora per accenderli non se ne parla, perché ha bisogno ancora di materiale, di filo, di cose, però io sono una persona che si accontenta, quindi intanto me li sono fatti appendere, ecco qui, quindi sono appesi tutti e due, e poi per il collegamento, quindi per vederli accesi, passerà, penso, ancora qualche giorno. Poi mi ha piantato un chiodino lì dietro, perché sapete, questa è la scarpiera che devo eliminare, e mi ha piantato un chiodino lì dietro e ho messo questo cuore con un pochino di bijou. Poi un'altra cosa che mi ha appeso era questo, che da tanti giorni lo tenevo sopra l'isola e finalmente me l'ha appeso. Guardate che bellino questo fiocco. Questo è pure dell'arte di Nacchi. Guardate, non sta bene. Accanto a questo quadretto, poi c'è il fiocco, e poi c'è questo quadro, e poi entriamo qui dentro, dove c'è Maya che controlla sempre quello che faccio io, quello che fa mio marito. Mio marito sta replicando ieri. Mio marito sempre alle prese con le cozze. Vabbè, non ti dico niente. Non ti dico niente. Vuole partecipare. Chi vuole partecipare? Ok, allora vado a passare il mocio in bagno e lo dovrei passare pure qui. Ho accorciato i gambi di questi tulipani per farli stare più tesi. Ho cambiato l'acqua, però non stanno ancora così. Quindi mi sa che ci devo cambiare vaso. Hanno bisogno di un vaso con più sostegno. Ok, allora. Pavimento del bagno a me. Ragazzi, allora, dopo essermi spicciata a casa, allora ora sto pensando un poco per me. Nel frattempo mio marito sta facendo la pasta. Allora, mi devo togliere lo smalto, che è tutto sciupato. Mi metto il nuovo smalto, poi doccia, sapete la mia routine. Doccia, shampoo, maschera i capelli e poi nel pomeriggio un bel trucco. E poi stasera, appunto, ah no, ragazze, prima devo, ho da cucinare un bel po' di cose al forno, quindi la sfoglia, c'ho la pizza, e quindi mi sa che prima del trucco e dei capelli, faccio le cose al forno. Ok, quindi ora un pochino pensiamo per noi. L'amore, l'amore in tutte le sue forme. Questo è l'amore per la mia mamma. Ragazze, me la sogno ogni notte, ogni notte. Allora, andare al cimitero mi viene difficile, devo essere accompagnata perché da sola non voglio andare, quindi diciamo che i fiori qui a casa non glieli faccio mancare mai. Allora, ragazze, io adesso il vlog lo chiudo perché altrimenti viene troppo lungo. Però poi domani vi carico appunto la serata, il pomeriggio, le ricettine che faccio, così vi faccio vedere questa sfoglia che appunto la farò dolce, la farò salata. Nel frattempo ho sistemato questi tulipani che vi ho detto che erano messi male e li ho messi pure qua in questi vasetti. Vi faccio vedere che ho comprato da IKEA. Solamente a 1 euro ciascuno. Guardate che sono carine. Sono queste bottigliette. Queste le ho prese all'IKEA, ne ho tre. E le ho prese a 1 euro ciascuno. Quindi quell'altro vaso di tulipani l'ho diviso così e mi piace un sacco. Allora, ragazze, il vlog lo chiudo qui. E poi domani vi carico appunto tutta la parte delle ricette e la parte della mise en place. E di tutte appunto le ricettine pronte. Va bene, ragazzi, allora a questo punto un bacio anche dalla mia Maya e ci vediamo presto.